Grazie. Bene, proseguiamo con l'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca. Siamo naturalmente in impianto audiovisivo a circuito interno, nonché in trasmissione televisiva sui canali web, YouTube e satellitare del Senato. Possiamo procedere, è con noi in rappresentanza della Conferenza delle Regioni l'assessore Alessandra Nardini. Prego, assessore, ne ha facoltà. Sì, grazie. Come nona commissione della Conferenza delle Regioni abbiamo analizzato attentamente anche gli interventi che sono proposti, che vengono proposti nel PNRR e crediamo fermamente che questi vadano nella giusta direzione anche rispetto all'ambito dell'università e della ricerca, ma crediamo che anche per avviare i processi di riforma previsti occorra avviare contemporaneamente anche un radicale potenziamento degli organici universitari. Su questo vogliamo oggi porre l'accento rispetto a questa necessità. Negli ultimi 20 anni il numero di professori di prima e di seconda fascia ha oscillato tra i 29.000 e le 39.000 unità, dopo una flessione di circa 10.000 unità fra il 2006 e il 2013. Si osserva una ripresa dal 2013 e il numero di professori di prima e di seconda fascia recupera oltre 6.200 unità. In questo stesso periodo, però, pensiamo questo possa essere dovuto anche per varie cause: da un lato la riforma introdotta dalla legge 240 del 2010, ma anche per le progressioni verso i ruoli di professione di prima fascia e il numero di ricercatori a tempo indeterminato è calato repentinamente, è stato solo in parte compensato dalla nuova figura dei ricercatori a tempo determinato. Queste dinamiche si traducono quindi in una perdita di oltre 7.200 posti di ricercatrice e ricercatore che di fatto annullano la crescita osservata nell'aggregato di docenti di prima e di seconda fascia a cui facevo poco fa riferimento. In sintesi, possiamo dire quindi che a fronte di una crescita nella domanda di formazione universitaria e della necessità di ridurre il gap in termini di popolazione laureata rispetto agli altri paesi sviluppati, il personale di ricerca e i docenti universitari si sono ridotti nell'arco degli ultimi 15 anni di circa un quarto del totale. Questa dinamica ovviamente non può che preoccuparci se si considera anche l'età dei docenti. Infatti circa il 70% delle professoresse e dei professori di prima e di seconda fascia ha oltre 50 anni, questo è un dato del 2019, e di questi quasi il 30% ha più di 60 anni. L'elevato invecchiamento del personale sembra poi destinato quindi a perdurare nel tempo, se si considera infatti che l'età media di reclutamento è molto cresciuta negli anni. La legge 240 del 2010 ha introdotto al posto di ricercatori a tempo indeterminato due diverse figure di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato, quelli di tipo B e quelli di tipo A. Entrambe queste figure sono oggi contrattualizzate al di fuori dello statuto giuridico della docenza universitaria, nella quale erano inseriti i ricercatori a tempo indeterminato, con un rapporto di lavoro di diritto privato regolato in termini generali dalla legge 240 del 2010, ma in termini specifici e assai variabili in base ai regolamenti degli atenei. Confrontando il personale di ruolo, ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato con quello non di ruolo, ricercatori a tempo determinato sia di tipo A che di tipo B, si vede chiaramente che mentre il personale di ruolo, anche sommato ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, si è ridotto di oltre 12.000 unità nel periodo 2008-2016 e questa diminuzione è stata solo parzialmente compensata dall'ingresso nel sistema di ricercatori a tempo determinato di tipo A, ovvero da figure con contratti precari. Queste migliaia di precari hanno pagato più di altri in questo periodo i tagli. Si tratta di un'intera generazione di ricercatrici, di ricercatori e di docenti che non può essere semplicemente messa da parte, ma anche solo per salvaguardare l'interesse collettivo che ha investito sulla loro formazione e sul loro valore. Quale che sia quindi la scelta che si vorrà adottare, il metodo al sistema di reclutamento e di inquadramento dell'attività didattica e di ricerca, il piano di rilancio e di espansione del sistema
universitario che dovrà, a nostro avviso, essere attuato per recuperare il terreno perso negli ultimi anni, dovrà incrementare la dotazione di personale di ricerca ai livelli necessari per far fronte alle esigenze di istruzione universitaria e di ricerca del nostro Paese, prevedendo obbligatoriamente quindi una fase transitoria che attivi specifici percorsi di stabilizzazione rivolti agli attuali precari dell'università e che permetta loro di essere valutati in percorsi certi e trasparenti e quindi stabilizzati secondo criteri di merito oggettivi. Nelle università italiane, le iscrizioni alle università italiane nelle lauree triennali e nelle lauree a ciclo unico sono cresciute in misura rilevante dal 2003 al 2009, per poi declinare dal 2010 al 2015 e stabilizzarsi invece successivamente. Non è casuale che il rallentamento nella crescita delle iscrizioni nel 2007-2008 e il successivo declino inizi negli anni immediatamente successivi al periodo in cui, anni 2008-2009, il numero di docenti e di ricercatori di ruolo inizia proprio a ridursi. Di conseguenza a questo, quindi, il rapporto discenti docenti di ruolo aumenta in modo rilevante. Si passa infatti da 29 studenti per docenti nel 2008 fino ad arrivare a 37-38 studenti per docente attuali. La riduzione del numero di docenti di ruolo si è tradotta in una crescente difficoltà a mantenere attivi alcuni corsi e nell'impossibilità anche di attivarne di nuovi, magari anche più in linea con i fabbisogni conoscitivi degli allievi e con il nostro sistema produttivo. Quindi anche per questo crediamo che sia necessario che siano necessarie le azioni che prima abbiamo indicato. Pur pensando che il numero programmato dei corsi resti necessariamente uno strumento per mantenere elevata una qualità della didattica, crediamo però anche che in altri ambiti disciplinari il ricorso sempre più frequente e stringente al numero programmato è dipeso anche proprio dalla riduzione del numero dei docenti e da un finanziamento insufficiente talvolta dall'università per ampliare le strutture didattiche come ad esempio i laboratori. Vogliamo anche segnalare la questione della mobilità interregionale degli studenti. Infatti non tutte le studentesse e gli studenti che decidono di proseguire gli studi universitari si iscrivono presso Atenei della regione nella quale risiedono. Nel 2015 infatti circa il 23,6% delle immatricolazioni sono riferite a studenti residenti in altre regioni. La mobilità è più bassa per le lauree triennali e a ciclo unico, il 21,6% degli immatricolati, rispetto alle lauree magistrali, che essendo ovviamente più specialistiche coinvolgono anche studenti più maturi e sono spesso frequentate in altre regioni, una quota pari al 36,1%. La quota di studenti residenti che decidono di iscriversi in atenei diversi dalla regione di residenza è particolarmente elevata nelle regioni del sud, nelle regioni dove non vi sono atenei di prestigio e in quelle di piccola dimensione. Viceversa, gli studenti del centro-nord o di regioni che ospitano università prestigiose proseguono gli studenti fuori dalla propria regione meno frequentemente, infatti meno del 20% degli studenti del Lazio, della Lombardia, dell'Emilia, della Romagna, della Toscana, della Campania e del Piemonte si immatricolano in altre regioni. Dal punto di vista della destinazione, le regioni dove l'incidenza di studenti provenienti dal resto d'Italia è più elevata sono per lo più quelle del centro-nord. Questi flussi da un lato ovviamente contribuiscono a mettere sotto pressione le università delle regioni più attrattive e dall'altro rischiano di drenare capitale umano dalle regioni del sud dove magari poi queste studentesse e questi studenti fanno più difficilmente ritorno e questo rischia di indebolire anche la capacità competitiva di quei territori. Gli studenti fuori sede, che si può ragionevolmente pensare siano fra i 400 e gli 800 mila studenti, rappresentano un fenomeno di grandi dimensioni ed in crescita, almeno ovviamente prima di questa pandemia. E questo rende necessario alcuni servizi specifici, garantire alcuni servizi specifici per queste ragazze e per questi ragazzi. Penso appunto all'alloggio e all'accesso all'assistenza sanitaria. Dal punto di vista dell'alloggio, gli alloggi destinati ai borsisti fuori sede coprono una parte ancora esigua della domanda. A livello nazionale, ad esempio nell'anno accademico 19-20, a fronte di circa 101.000 borsisti fuori sede, i posti alloggio assegnati sono stati solo 29.000,
Ovviamente sappiamo bene che poi una piccola parte di quei borsisti magari non fa neanche domanda di alloggio perché trova sistemazioni o presso amici o presso parenti, ma sicuramente il numero di posti alloggio è del tutto insufficiente a coprire il fabbisogno attuale. Questa è una segnalazione che ovviamente abbiamo fatto anche alla ministra Messa nell'occasione del nostro incontro con tutti gli assessori delle varie regioni del nostro paese, chiedendo appunto che rispetto a questo ci sia una continuità e anche un maggior importo dei finanziamenti per la legge 338, che è la legge proprio che dà risposta sul tema dei posti letto per il diritto allo studio universitario, aumentando quindi le risorse destinate a questa legge e anche prevedendo uno scorrimento della graduatoria dell'ultimo bando attualmente in essere, dove ci sono ancora opere che non sono state finanziate per mancanza di risorse. Abbiamo poi chiesto, vado ancora un paio di minuti. Sì, abbiamo poi chiesto e vado a chiudere un particolare attenzione rispetto al tema dell'assistenza sanitaria per le studentesse e per gli studenti fuori sede, come ci è stato segnalato anche dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il CNSU, proprio perché sappiamo che uno studente fuori sede che voglia mantenere nel proprio comune di residenza il proprio medico di base ha difficoltà ad essere seguito da un medico nella città dove invece frequenta la propria università, quindi dovrebbe rinunciare al proprio medico di famiglia nella propria regione dove ha vissuto. Da questo punto di vista è in corso un'istruttoria, abbiamo chiesto un approfondimento anche ai colleghi che si occupano della Commissione Sanità, perché crediamo, pur capendo il tema della sostenibilità economica, che questo sia un problema a cui dare risposta. Chiudo ricordando due cose. Noi abbiamo chiesto alla ministra Messa che ci sia un aumento graduale ma stabile nel tempo delle risorse del FIS, il Fondo Integrativo Statale, proprio a sostegno del diritto allo studio universitario, proprio perché crediamo che si debba lavorare affinché il 100% degli studenti idonei siano beneficiari delle borse studio. Su questo non possiamo permetterci di fare passi indietro, anche a fronte di una situazione economica che sappiamo bene in questi mesi essere molto più preoccupante anche per tante famiglie, e abbiamo chiesto e stiamo chiedendo che si proceda anche a rivedere il livello ISEE e ISPE attualmente fissati, perché a nostro avviso i requisiti reddituali per accedere ai benefici del DSU sono fissati attualmente su valori ancora molto bassi, mentre crediamo e vogliamo lavorare affinché la platea dei beneficiari possa allargarsi e affinché anche l'importo delle borse possa essere più elevato, perché sappiamo bene quanto sia faticoso per molte famiglie far sì che le proprie figlie e i propri figli possano avere accesso a un percorso di studi universitari. L'ultimo punto che davvero voglio toccare è quello della richiesta che abbiamo posto alla ministra di riattivare urgentemente il tavolo per la definizione dei LEP. Questo crediamo sia un'assoluta necessità, e da questo punto di vista appunto vogliamo partire da lì per rivedere poi anche i limiti di ISEE-ISPE per l'accesso a benefici del diritto allo studio universitario. Questa in estreme sintesi sono i punti che abbiamo anche inserito nella relazione che abbiamo ovviamente che vi abbiamo ovviamente inviati. Grazie Assessore Nardini. L'Assessore rappresenta la conferenza e Assessore della Regione Toscana. Abbiamo una manciata di minuti, se ci sono delle questioni da porre o delle riflessioni da svolgere, altrimenti licenziamo l'Assessore. Grazie Assessore, buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. La documentazione l'abbiamo? Sì, perfetto, grazie.